Com'è che si dice? Ah sì, ma mi importa la sega! Salve a tutti ragazzi, sono ZWellix, bentornati con l'ennesimo appuntamento del martedì. Oggi recensirò per voi l'HVI Menacer, un fuoristrada militare a 5 posti, acquistabile su Warstock Asia Carry al prezzo di $1,775,000. Il fuoristrada HVI Menacer può essere modificato solo tramite l'officina dell'Avenger o del centro operativo mobile. Ha veramente tantissime personalizzazioni, potete trasformare questo veicolo militare in molti stili diversi, ed è un ottimo pregio, è una cosa che non vediamo mai, perché solitamente Rockstar, quando rilascia qualcosa su Warstock, diciamo che non permette completamente al giocatore di liberare la propria creatività per quanto riguarda l'estetica del veicolo militare. La possibilità appunto di cambiare vari pezzi, scegliere diversi aspetti. Vi posso garantire che è stato veramente divertente modificare il Menacer. Credo che sia anche il veicolo militare più personalizzabile di tutti a livello di estetica. Parlando dei costi delle modifiche, ho speso più di $420,000 per un totale di circa $2,200,000 volati in paradiso. Che comunque, se ci riflettete bene, per tutte queste modifiche di estetica, $420,000 non sono poi così tanti. E se volete il Menacer senza stare a pensare troppo all'estetica, penso che ci possiate risparmiare almeno $200,000 di modifiche su appunto la sua personalizzazione. Nella vita reale il Menacer sarebbe la versione dell'Hummer H1 K10, personalizzato e trasformato in un Jeep che dei ricconi lo hanno nominato come The Boss Hunting Truck. Questi ricconi, tra virgolette, sarebbero appunto i creatori di questo fuoristrada iperpersonalizzato, da dove appunto la Rockstar si è ispirata per la sua creazione. Prima di controllare le armi del Menacer, andiamo a controllare se nel test dell'aeroporto questo fuoristrada militare riuscirà a superare l'Insurgent Pickup Custom o meno. Vai con il test. Come avete visto, il Menacer non è veloce quanto l'Insurgent Pickup Custom, infatti può raggiungere un picco di 145 km/h, che però vengono raggiunti dopo un bel po' di strada, visto che fatica anche ad avere quell'accelerazione che l'Insurgent possiede. Nonostante questo, posso garantirvi che il Menacer è abbastanza manovrabile se sapete guidare su GTA, tende a sbandare se curvate ad una velocità troppo alta, però tutto sommato potete comunque riuscire a controllare questo veicolo in maniera abbastanza adeguata. Ha una buona stazza e sa avere quella giusta agilità che un blindato deve assolutamente avere. D'altronde, ragazzi, mica stiamo usando una super. Sicché posso dirvi che le prestazioni sono più che buone a mio parere. Infatti io sono del parere che appunto l'Insurgent Pickup Custom ha delle prestazioni mostruose per essere un blindato, e quindi è per questo che secondo me riguardo le prestazioni del Menacer non c'è nulla di cui lamentarsi. Se parliamo delle prestazioni, abbiamo, vabbè, le solite mitragliette minchia. Chi mi segue sa già il mio pensiero su questa mega puttanata da due spicci. La cosa buona è che perlomeno è già incluso, e comunque potete anche non usarle premendo quadrato e cambiando arma. Quindi passiamo avanti. Abbiamo innanzitutto la mitragliatrice superiore da 50 mm già inclusa nel Menacer, che secondo me è una mitragliatrice veramente molto precisa con i bersagli umani, però al tempo stesso è sicuramente inutile da usare se puntate a distruggere i veicoli degli altri o comunque a uccidere i giocatori, dato che hanno un danno veramente bassissimo, quasi inesistente. Per far esplodere un veicolo blindato ci vogliono letteralmente minuti interi prima di farlo esplodere. Una mitragliatrice che consiglio è sicuramente una mitragliatrice che consiglio di usare solo se fate missioni o rapine contro nemici computer, se pensate ai vostri business e cose del genere, perché altrimenti, se dovete usare questo Menacer con questa mitragliatrice solo per scontrarvi contro altri giocatori o contro altri veicoli blindati, allora piuttosto è meglio comprare la minigun 50 mm, perché questa mitragliatrice fa veramente schifo a livello di danno, ovvero che ha un rinculo veramente esagerato che potrebbe farvi perdere di mira il bersaglio. E c'è da dire che al tempo stesso non è che abbia un danno così migliore rispetto alla torretta di prima, però sicuramente la differenza si nota.
L'importante è sapere che la prima torretta è più precisa ma ha meno danno e gittata, mentre la seconda ha più danno, più rapidità di fuoco e più gittata, però sicuramente molta meno precisione rispetto alla torretta precedente. È praticamente identica al minigun che possiamo avere sull'Insurgent Pickup Custom, detto in parole povere. Riguardo la resistenza, il Minacer è veramente incredibile, perché se uno è sopra il Minacer, questo fuoristrada militare può resistere a ben 7 colpi di un RPG, esplodendo all'ottavo colpo, e addirittura a 22, ragazzi, esatto, 22 missili di un lanciamissili a ricerca avanzata, esplodendo al 23esimo colpo. E questo significa che può resistere a tantissimi missili di vari veicoli militari, come appunto l'oppressor MK2 o la Stromberg. Mentre per il vetro in sé fa cagare, infatti secondo me l'autista è molto esposto ai colpi davanti, però devo dire che tutto sommato il Minacer è ben blindato di suo, perché se notate bene, colpire i vetri è veramente difficilissimo, dato che questi sono veramente molto stretti, a differenza di un qualsiasi altro finestrino di un tipico veicolo di GTA 5. L'unico problema è appunto la parte anteriore, insomma, dove c'è l'autista. Questo significa che il Minacer è perfetto se avete bisogno di un veicolo antirompicoglioni che può distruggere tutti quegli oggetti iperfuturistici che sparano missili, come ho detto prima, appunto l'Oppressor, la Deluxo. Sicché io consiglio il Minacer a tutte quelle persone che quando giocano in pubblica non vanno a rompere i coglioni agli altri e piuttosto pensano ai propri affari, perché questo SUV militare può essere molto utile per missioni free mod, business, eccetera eccetera. O ancora, se magari appunto vi serve un veicolo militare che possa competere con quelle persone che vanno a giro per Los Santos a uccidere qualsiasi giocatore lì capiti a tiro, ecco, con il Minacer potete dimostrare di avere il cazzo più grosso di qualsiasi bimbetto che vi sta rompendo i coglioni con i suoi cazzo di oggettini da 700 triliardi di dollari. Voi gli mostrate il Minacer con il vostro amico sulla torretta e bam, gli potete sfondare il culo senza problemi. Il Minacer ha tutto quello che vi serve per difendervi dai giocatori spietati in pubblica. È un veicolo che consiglio, è un veicolo che a mio parere vale il suo prezzo, però non è un veicolo assolutamente da comprare a tutti i costi, dipende un po' dalle vostre esigenze da giocatore di GTA Online. Consigliato, consigliato. Parlando di bonus dopo guadagno, questa settimana fino alla mattina di martedì 4 settembre abbiamo il bonus dopo guadagno solo sulla modalità competizione rilasciata la settimana scorsa, ovvero velocità esplosiva remix. Facendo accesso questa settimana, se deciderete di acquistare il Minacer, sbloccherete gratuitamente la livrea mimetica arancione e tartan blu. La prova a tempo di questa settimana per guadagnare 52.000 dollari extra si trova al Molo del Perro, mentre gli sconti che personalmente consiglio sono il 30% sulla Pegasi Reaper, sulla Super Overflowed Outarch, su tutte le basi operative, sul Jetpack che si chiama Mammoth Thruster, sul P45 Nokota ed infine il 25% di sconto sulle modifiche di tutti i veicoli esistenti in gioco. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così sapete già cosa fare, grandissimo tu che hai cliccato quel mi piace, mannaggia a te invece che hai cliccato dislike, però vabbè, se lasci dislike a me mi importa una sega. Da Z da Willix è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video!